Trovare un libro dove meno te lo aspetti, magari proprio sotto casa. È il bello del book crossing, la cui filosofia si basa proprio su lasciare libri in luoghi pubblici, lungo il tracciato della vita quotidiana dei cittadini, per farli viaggiare, dandogli così la possibilità di incontrare altri lettori, pubblici nuovi e sempre più ampi. È lo spirito dell'iniziativa delle due casette biblioteca dislocate, una nella Villa Comunale e l'altra al Parco del Mercatello, presentata stamane 14 ottobre all'interno della Villa Comunale di Salerno. Con questo progetto, promosso dalle ACLI provinciali Salerno, si intende stimolare la pratica della lettura attraverso la sperimentata formula del libro condiviso, che diventa incontro, scambio, dono, socialità e ambisce a trasformare alcuni luoghi frequentati dalla collettività in biblioteche a cielo aperto. Un gesto concreto che assegna alla comunità un bene comune, grazie all'iniziativa promossa con i fondi del 5 per 1000 delle ACLI sede provinciale di Salerno APS. Un'iniziativa di pedagogia sociale che ad oggi interessa, grazie alle ACLI, più di 10 comuni tra cui Battipaglia, Eboli, Teggiano, Giungano, Acerno, Bellizzi, Ponte Cagnano Faiano, Palomonte, Sanza e Giffoni Valle Piana. È un'iniziativa all'impronta della semplicità. Nel senso che noi simbolicamente abbiamo installato queste due casette, grazie all'ACLI, al Gianluca Nastrovito, uno nella Villa Comunale e un altro nel Parco del Mercatello. Saranno a disposizione dei cittadini che potranno prelevare dalla cassetta sperimentale, no? Potranno prelevare dalla cassetta un libro, leggerlo, riposarlo dove l'hanno preso oppure portarlo addirittura a casa e poi restituirlo e implementare con altri libri che eventualmente ciascuno può aggiungere alla casetta dei libri. È un'iniziativa, come vedete, semplice, che si fonda sul rispetto che i nostri concittadini hanno per la cultura e per il verde e nello stesso tempo è un incremento, una spinta alla lettura. Niente di più bello che stare qui nella villa e leggersi un libro in tutta la vita. Abbiamo accettato questa donazione da parte dell'ACLI per incentivare il book crossing. Avevamo immaginato di poter fare queste due installazioni in due zone, in due luoghi simboli della città, quindi qui nella Villa Comunale e nel Parco del Mercatello. Questa iniziativa si va a sommare ad altre iniziative dello stesso tipo, perché sono state anche installate delle altre casette nei parchi più piccoli. L'idea è quella di voler creare una rete di casette per il book crossing e voler incentivare questo tipo di attività culturale che ha molto presa, diciamo, nelle aree urbane e soprattutto anche per poter fare in modo che la fruizione dei parchi, delle aree verdi, della villa comunale possa essere, diciamo, accompagnata da attività culturali e da, come dire, il buon vivere, che significa stare in comunità e condividere ovviamente delle attività fra tutti i concittadini. È un bene che assegniamo alla comunità. Grazie ai fondi del 5 per 1000, è un bene comune a tutti gli effetti perché viene consegnato a tutti e tutti ne dovrebbero avere cura. È evidente che ha una funzione di promozione della lettura e non mi attardo sui benefici, sulla bellezza e sull'importanza del leggere, ma svolge anche altre piccole funzioni, intanto di grande socialità. Abbiamo verificato nei 10 comuni dove già abbiamo installato questo manufatto che le persone si incontrano, quindi hanno modo di scambiare qualche parola. Oltretutto è un bene che in qualche modo stimola anche il valore del dono, perché funziona se c'è l'idea di condivisione. Non vado a prendere solo un libro, ma lo devo anche portare, quindi lo devo condividere con qualcuno. E poi aggiungo, può misurare se volete il grado di civiltà di una comunità, perché la sua tenuta, la sua cura, il fatto che magari non sia vandalizzata, e fino adesso non abbiamo avuto nessun tipo di problema di questa natura, ecco, può misurare il grado veramente di civiltà, di attenzione ai beni comuni.